lifetime in review. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Star Wars Jedi Fallen Order. Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta, o meglio, siamo nei pressi del pianeta Ilium ancora. E abbiamo ottenuto una nuova spada laser che ora possiamo utilizzare sia così che così. Però consumiamo un sacco di forza ad usarne due e dovremmo andare avanti. Non volevo schiacciare, ma volevo fare questo. Ok. E invece mi è scappato di premere giù. Ecco il Jedi. Ok, uno è andato. Jedi colpito! Non ti darò tregua! Così ci sconfiggerà tutti! Indietro, ci penso io. Giustiziate il traditore. Aia. Pensa di scappare? Ho finito con questo. Io ho finito con questo. E quanti siete? Affrontarlo da solo. Ok. Ok. E andiamo avanti, mo. Sì, ragazzi, questa parte l'ho fatta, la faccio così perché ho provato a farle e sono stato battuto. Avversario identificato. Sì, vabbè, ma mentre sto attaccando quell'altro. Danno riportato. Sì, vabbè, non mi puoi sempre far la pre. Carico. Un'altra stim. Oh, ma. Ma non mi posso parare da sti qua. Permesso. Ma se io sto attaccando l'altro, che avversario banale, banale, stupidi robot. E vaffanculo di qua. Illusione identificata. Lo capisco. Jedi gravemente ferito. La tua sorella è gravemente ferita. Non si scherza con BD1. Hai poche probabilità di sopravvivere. Davvero poche. Richiedo manutenzione. Sì, vabbè, ma questi caspiterina di robot che mi fa. Il Jedi si sta rivitalizzando. Colpo critico. Carico. Ok. L'altro è andato. Amico, qua! Chiusa, puoi fare qualcosa? Sir, dobbiamo andarcene. Grazie. Illum. Stai bene?
No, mi hanno visto. E non è tutto. Estraggono i cristalli Kyber. Capitano, pronto al decollo. Aspetta, fammi meditare che non ho gli spin. Che miseria. Contatto nemico. Elimina uno a uno. Lo stendo. Fare punto appena possibile. Te la vedrai con me. Nessuno è così veloce. Ok. Dove siamo qua? Ok, di qua. Allora. Ah, ok, ho capito qua dove siamo. Ok. Di qua. Andate a prenderlo. Ciao. Ok, mi si era buggato. Tutti i canali imperiali si scagliano addosso tutto quello che hanno. Siete al sicuro? Per ora sì, ma la tempesta passerà presto. Resteremo senza copertura. Non puoi mascherare il segnale della Mantis. Il trucco funziona solo se non se l'aspettano. Ho un'altra idea. Ovvero? Ripartiamo da qua, ragazzi, perché mi si era buggato prima, quindi ho dovuto correre e cercare di velocizzare la roba. Cos'hai scoperto? Ok. Siamo quasi arrivati alla Mantis, dai. Ho violato la loro cifratura. Manometto le trasmissioni, ma le ripristineranno. Forse guadagneremo un po' di tempo. Grazie. Ci sono assaltatori ovunque. Illumer è il nostro pianeta, Cal. Fa che se lo ricordino. Abbattetelo! Vai, vieni. Ok. Ehi, tu, fermo. Occhi aperti, se lo vedete. Io il bello è che non vedo loro. I Jedi. L'ho centrato in pieno. Siamo in guardia. Avversario banale. Jedi inferiore. Vai di qua. Salve ragazzi. Grazie per l'uscita. Hanno riparato tutto e chiamato rinforzi. Ogni Star Destroyer nel settore è diretto qui.
forse arrivano qui prima di te. No, non siamo arrivati qui per farci catturare. Ci sarò. Sei. BD, lanciami uno steam. A posto. Hanno aperto, dai, hanno aperto, via. Ce l'hai fatta? Sì, non sarei qui senza di voi. Su Bracca sognavo di assaltare Coruscant con sopravvissuti del Consiglio dei Jedi. Invece, all'ordine rimangono uno scommettitore, un Jedi fallito e un Padawan mancato. Un branco di falliti. Puoi dirlo forte. BD è l'unico affidabile. Ha lasciato che Cordova cancellasse i suoi ricordi così da poterci guidare. Ma entrambi desiderate sacrificare tutto. Per proseguire anche quando sembra impossibile. Fallire fa parte del viaggio. Ora l'ho capito. Grazie. A tutti voi. BD1, tieni d'occhio Cal. Vediamo un po'. Qual è la nostra prossima meta? Ehi, non c'era un'enorme nave schiantata su Zeffo? Pensi ci sia un bel bottino? Tashik? Perché mi dici di fare Datomir come obiettivo principale? No, raga, andiamo un attimo sul pianeta di Bogano. Ho un po' di cose da fare lì. Quando sarà finita, bisognerà sistemarsi, trovare l'amore, metter su famiglia. Amore? Tu? Pensi che uno come me non sappia cos'è l'amore? E ora me lo dirai. Certo, è bellissimo ma faticoso. Serve ammirazione, devozione, attrazione e rispetto. Gris, è profondo da parte tua. Beh, lo dico per esperienza. Bello come sono, faccio strage di cuori. Chiaro. Se sei bello tu, io cosa sono allora? Scusami, una superstar? Mamma mia, che fatica scappare da Ilium, raga. No, proviamo ad andare un attimo su Bogano perché abbiamo un po' di cose da fare lì. Bene, stiamo arrivando. Mettiti a sedere. Ok. Qui. Stai facendo progressi, Cal. È bello averti qui. C'è una galassia da salvare. Non sarà facile. Ti senti pronto? Certo. Basta nascondersi su Bracca. Ho visitato molti pianeti della galassia in cerca di te. Se non fermiamo l'impero, moriremo tutti. Tutti quanti. Sono pronto. Bene. Ok, allora. Qua ci deve essere qualcosa. Oh, ciao piccoletto. Ti troveremo una casa. Ok. Questo è lo stesso tipo di sfera di Zeffo. Cosa pensi che faccia? Vai.
Ah, ok. Ho capito. Dicevo io. Vediamo un po'. Là. Bella mossa, BD. Questo ci aiuterà. Ok, e adesso ne abbiamo 4. Ed ora non erra, abbiamo delle zone in cui non siamo mai andati. Anche lì sotto non siamo mai andati, però. Allora. Adesso faccio un po' questa esplorazione qua di Bogano. Così che vediamo se riesco a... Allora, di là si va da qualche parte. E anche di qua. Sicuro lì c'è qualcosa che non abbiamo fatto. Però... qua. Qua. Poi qua. 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 Qua non siamo andati. La creatura puzza più di grise. Amico! Wow! Steve, grazie! Tocca di nuovo a te. Ok. Sei inarrestabile. Salute massima aumentata. Perfetto. Stava difendendo la sua famiglia. Vai, è il tuo momento. Non ho mai dubitato di te. Ok, e questa zona l'abbiamo esplorata. Punto abilità ottenuto. Ok. Qua noi andiamo di qua. Poi. Deve essere qualcosa qua. Ok.
Sei venuta spesso qui con Cordova? No, non mi ci ha mai portata, ma me ne ha parlato. Ero l'unica a sapere dove si trovasse. Si fidava di te? Credo di sì. Sperava che gli credessi e finissi il suo lavoro. Spero avesse ragione. BD1 ne è convinto? È un droide sveglio. Ok. Tranquillo. Troppo. E ora mettiamoci a meditare. Oh, bello questo Vrosher Gris. Non sarà l'albero delle origini, ma fa la sua figura. Sei stato bravo con i rami. Grazie, Cal. Hai occhio. Ottimo, le piante stanno crescendo tutte, quindi bene così. Molto bene, ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. Sono venuto qui su Bogano a fare le ultime esplorazioni. Vi ho fatto vedere giusto come recuperare qualche spin, qualche steam più che altro, forse il più difficile da fare. E come potete vedere anche dall'olomappa, bene, e adesso Bogano al 90%, perché mi sa che ci dovremmo tornare poi nel finale. Dovrò poi riesplorarmi tutte le altre zone, tipo qua Illium, Kashyyyk, perché Illium quanto sono? L'84%. Kashyyyk pure. Zeffo devo rivederla tutta più o meno, perché sono tipo a 73, e Datomir all'82, quindi sto andando abbastanza bene per quel che mi pare di vedere. Che tipo qua le casse su Bogano le ho fatte tutte. Mancheranno le ultime forse 5-6 segreti, perché saranno 5 segreti su 6. Penso che mi manchino quelli della tomba, dove non siamo ancora stati. E niente, ragazzi, io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.